E salve a tutti amici del tubo e bentornati qui in un nuovo appuntamento con i fratelli del tubo. Io sono Mr. N, benvenuti. E oggi, contrariamente a quello che avevo detto, sono tornato su Mortal Kombat X. Allora, signori, ho visto che comunque sono solo 12 capitoli. E se facessi un capitolo al giorno sarebbero 12 registrazioni, quindi molto molto tranquilla come cosa. Diciamo che finirò appunto Mortal Kombat X, lasciando un attimo in pace Deus Ex. E poi dopo appena finisco riprenderò con Doom e Deus Ex. Questa diciamo che sarà la mia scelta definitiva. Ok, signori, detto questo, andiamo a vedere il secondo capitolo. Capitolo 2, Kotal Kahn. Molto bene. Imperatore, conosce l'espressione il gioco non vale la candela? Kotal Kahn ha sempre contrattato con te in maniera onesta, Kano. Certo, certo. Dico soltanto armi potenziate, le mie spie e puff, la lunga guerra civile del regno esterno, finita. Non sarebbe male rilassarsi un po', no? Tu conosci la posizione di Milina. E tutta la sua armata di ribelli. Direi che il gioco vale almeno 50. Non mi resta che attaccarla immediatamente. Il conflitto va concluso. Come dite voi, ci sta prosciugando. Bene. Abbiamo un accordo? Cosa c'è, Nuora? L'imperatore non dovrebbe preoccuparsene. Incidente in arrivo. Ci penserà questo essere. Fate largo a Kotal Kahn! Spostatevi! I Tarkatan sono in posizione. Attendiamo un tuo ordine. Già dato, carissima Tanya. Fermare una carrozza non è nulla, ma uccidere un imperatore... Falso imperatore! Richiede potere. Potere che tu hai, Milina, e che non vuoi utilizzare. Usarlo mi causa dolore, Rain. Ho bisogno di più tempo. L'incursione dell'usurpatore è giunta troppo presto. La pioggia cade quando può cadere. Nessun problema. Se Kano fa quello per cui l'ho pagato. Ora! Fallo! Parole sante. Ok, signori. Ah. Ok, è iniziato il quick time event X. Y, vai. No! Non me l'ha preso, non me l'ha preso. Accidenti. Ah. Ma no! Perché non mi prende i tasti bene, ragazzi? Ok. Dai, sei il doppio. Ok, ora sei cieco completamente. Vai a. Una persona normale sarebbe già morta. Ok. Ugh.
mi ferisci, Kano. La tua offerta di aiuto era soltanto fumo negli occhi. Tieniti i tuoi 50 milioni. Milina mi ha promesso il doppio per toglierti di mezzo. E adesso morirai. Dai, vieni qui. Allora, ragazzi, non lo so usare questo personaggio, come vedete, perché è molto più lento del normale. Accidenti a te. Dovrò giocare di presa, molto probabilmente. Maledetto. Ok. Ho fatto un breaker. Ma mamma mia, se sei lento. Madò. Ragazzi, non è possibile. È lentissimo. Non prende i colpi. Ho fatto una breaker. Dai che... Maledetto. Oh, preso, signori. Preso. Mamma mia. Buono. Ok, ora devo solo... Dai, vieni qua. Ma sei... Mamma mia. Ragazzi, vi giuro, non riesco a fare le combo normali. Non riesco a farle. Ok, ci siamo ragazzi, ci siamo. Oh, fatta ragazzi, primo incontro andato. Tu non vali lo sporco sotto le mie scarpe. Sei la Tania di Edenia. Mi fa piacere che ti ricordi qua. Non dimenticherò mai chi ha liberato Milina. Lei promise di creare un'Edenia libera, cosa che tu ti sei rifiutato di fare. Un regno esterno unito sa resistere saldamente ai propri nemici. Non sarà mai unito sotto il tuo dominio. La tua ribellione è l'unica cosa che lo impedisce. Ok ragazzi, secondo combattimento contro questa che sinceramente non so chi sia. Io vorrei utilizzare un altro personaggio, però davvero Kotal Kahn è schifoso da usare, è lentissimo. Cioè i suoi colpi saranno anche forti, ma è davvero lentissimo. Guardate, cioè guardate la velocità dei pugni, dei suoi pugni e la velocità dei miei. Sta facendo il culo, mi sta facendo. In ginocchio. Ok, boom. Dai che sei morta, dai che sei morta. Boom. Allora, primo combattimento è andato. Come vedete ragazzi, ho intenzione di farvi vedere sicuramente molto molto di più. Adesso ho capito che comunque solo la storia non vi piace, ma volete vedere anche il combattimento. Dannazione maledetta tu. Quindi adesso vi faccio vedere anche molto più combattimento. Vieni che ti prendo e ti porto a casa. È quasi fatta. Purtroppo non posso fare la mossa finale, però la finisco con un pugnetto. Alzati. Sei una folle darti di Milina. Mi ha intralciato per l'ultima volta. Mili. Kano voleva ucciderti, viscido serpente. Gon a te! Potemaiassale! Un altro Edeniano
il presunto mezzo dio. Kogatia! Sono un figlio di Argus. Non sono stato nominato dio da un branco di ottusi villici, Boluk. Di sicuro Milina intuisce le tue vere intenzioni, figlio di Argus. Ciò che intendo fare è insegnarti la differenza tra presunzione e divinità. Ci ha buttato giù con un dropkick, ragazzi. Questo non mi sta bene. Quindi adesso ti faccio il culo a strisce, maledetto. Guarda, guarda come ti prendo. Sì, vieni qua. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare che ti faccio un breaker di quelli incredibili? Dai. Ma con tutti i bei personaggi che esistono a questa terra, proprio questo qua dovevo beccarmi. Madonna mia. Sarai imperatore, ma sei lento come la morte, eh. Dai. Ok, allora. Guarda, ti faccio su e giù. Guarda, non puoi farmi niente. Vieni. Vieni che... Cosa cazzo hai fatto? Mi sono ferito da solo. Ma che mosse di merda hai? Vabbè, ragazzi, io... non ho parole. Ok, primo combattimento vinto. Preso! Preso e si va a concludere così, ragazzi. Bene. Non lo toccherai di nuovo. Ma lo farò io. Come erede di mio padre, Shao Kahn. Io, Milina, Khanum del Regno Esterno, ordino la tua esecuzione. Ma ancora, ma quanti combattimenti ci sono, ragazzi? Spero apprezzate, perché io sto registrando da 20 minuti, quindi probabilmente vi caricherò un video di quasi 20 minuti. E lei è dannatamente veloce, al contrario di questo sfigato qua. E vai così, primo round nostro. Presa, signori, presa di nuovo. A parte che dopo una mossa del genere dovresti essere morto, finito, ma sappiamo che Mortal Kombat non ha queste regole. Ok, manca pochissimo. Uè, cosa vuoi fare? Oh, cos'è? Allora? Ok, dovremmo aver finito quei combattimenti per oggi. Ci sarà un'esecuzione quest'oggi. Con che voce sexy. Ti pentirai del tuo dissenso, Milina. Il tuo sangue sistemerà le cose. Su per la rampa di scale, fino al limitare del fuoco. Cosa ha visto il mio imperatore? Soltanto un cucciolo, cresciuto per essere un giaguaro. Al punto di atterraggio ci dividiamo. Jack e io arriveremo da sud, voi due da ovest. Rendezvous qui, ingresso nord. E poi? Lo prendiamo semplicemente? Se resiste, lo impacchettiamo. Direi che la resistenza è un'ipotesi probabile. Sta tranquillo. Se succedesse, sarebbe tutto molto rapido. Ok, signori, capitolo 3, Sub-Zero. Quindi, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, e noi ci rivediamo a un prossimo video. Bella, ragazzi!